se stessi. Devi capire chi sei, devi sapere sempre dove vai e prevedere le tue mosse. Tu come me, in fondo al cuore chiuso troppe porte, credimi tu come me, hai le giornate che sono troppo corte. Lo sapevo che quegli avvoltoi ne avrebbero approfittato. Li ho letti, Ivano, e non ho trovato niente di particolare. Dovresti conoscere i giornalisti, lo sai bene com'è questo tipo di stampa. Ma così finiranno per distruggerlo. Distruggerlo? In fondo dicono la verità. Qui c'è scritto che la malata è la moglie di Piedemonte e non lui, quindi... Tu sai perfettamente come influiscono queste storie sugli elettori. La moglie del candidato deve essere inattaccabile. Questo lo so anch'io. Comunque possiamo sempre recuperare la situazione. Abbiamo il tempo che vogliamo. E come, Sebastiano? Come? Cosa ti viene in mente? E come facciamo a recuperarla? In una riunione del partito è stato scoperto che la moglie del candidato è ricoverata in manicomio. La situazione è molto grave, ti rendi conto? Lasciami provare. E che cosa vuoi fare? Potrei scrivere due righe. No, 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 no. Che non ti venga in mente di riprendere questo argomento. Te lo chiedo per favore, anche se vuoi difendere Piedemonte, lascia stare, è molto meglio. Questa per me è esattamente l'occasione per fare il grande salto. È da molto tempo che voglio scrivere un articolo sulla stampa scandalistica che esiste in questo paese e in tutto il resto del mondo. Sì, va bene, però... Sta calmo, sta tranquillo. Non credo affatto che questo influirà sull'elettorato. Lo spero, perché a quest'ora Piedemonte sarà fuori di sé, starà sbattendo la testa al muro. Perché non fai una cosa? Chiamalo. Tu informalo in maniera dettagliata di quello che ho intenzione di fare e chiedigli il suo parere. Magari potrebbe dirci qualcosa che potrebbe aiutarci. Sì, va bene. Ti ringrazio. Davvero. L'avverto che se continua a torturarmi io la denuncio per maltrattamenti, ha capito? Probabilmente lei si intenderà di affari, ma per quello che riguarda la medicina, sono io l'esperto. Io voglio essere dimesso. Tutti i malati vogliono essere dimessi, però per andarsene devono essere in buone condizioni, e lei non lo è. Dottor Rosi, voglio essere dimesso quanto prima. E l'avverto che questa non è una semplice richiesta di un vecchio malato, ma è un ordine. Mi dispiace, dottor Morandi, ma in questo posto sono io a dare ordini. Le ricordo che io sono l'unico padrone della mia vita e le assicuro che non ho bisogno di iniezioni. Quindi è meglio che si tolga dalla testa una volta per tutte questa diabolica abitudine che ha di drogarmi. Io mi sento benissimo. Va bene, tanto è inutile discutere con lei. Lei mi tratta come se fossi un malato grave e non lo sono. Io mi sento benissimo. Sto anche meglio di lei. Più che prendere un calmante, Ernamla, non avrebbe più quello che le serve che le aggiustino bene la barba, non è così? Sì. E presenterò a chi di dovere le mie lamentele, dottor Rosi. Dov'è finita quella maledetta infermiera? Stia tranquillo, adesso gliela mando. Comunque dovrebbe ricordarsi che questa è una clinica, non un istituto di bellezza.
Pronto? Sì, sì, questa è la casa del signor Piedemonte. Sì, ma chi è al telefono? Solo un momento, per favore. Signor Raffaele, la chiamano dall'Italia. Dall'Italia? E chi è? Sì, è il signor Fabio. Pronto? Ti avevo detto di non chiamarmi a questo numero. Come sarebbe a dire, è venuta la polizia? A casa sua? Che domande ti hanno fatto? E lei? Lei l'hanno vista? Bene, bene. Per caso sei già riuscito a farle avere il passaporto? Perfetto. Ascoltami bene, Fabio. Voglio che tu faccia subito un biglietto urgente a nome di Ofelia Lascano. Sì, sì, per Buenos Aires. Mamma! Sì. Mamma! Un momento. Mamma, è cattivo! Che cosa stai facendo? È qui? Cattivo! Torna in camera tua, è insomma. Cattivo! Pronto? No, no, non è niente. Quando sai la data del volo, mi devi avvertire. Vieni. Molto cattivo. Non fare così, devi cattivo. Riposarti. Lo sai che devi riposarti, mamma. Su, tranquilla. Tesoro. Tesoro. Calmati. Senti, tu... Cosa c'è? Tu te ne devi andare da qui. Lui è cattivo, molto cattivo. Stai tranquilla, cattivo. Non mi succederà niente, non ti preoccupare. Non succederà niente né a me né a te. Tranquilla, hai solo bisogno di riposarti. Sei stanca. Vieni, adesso ti accompagno nella tua camera, Così ti riposi un po', d'accordo? Tu devi andare via. Stai calma, te mamma. Te devi andare. Devi riposare. Che tu te ne vada da qui. Tranquilla. Te ne devi andare da questa casa. Che ne dici? D'accordo, non è un concerto, ma non sono neanche così ignorante. Hai una bella faccia tosta. Speravo che con Ernesto avresti imparato qualcosa di più. Non trovi nient'altro di meglio da dire? Beh, mi dispiace, non volevo offenderti. Non importa, non facciamone una tragedia. Sì. Mamma. Luca. Dimmi, è vero che Giuliana è andata via? Sì, mamma. Abbiamo deciso di prenderci una piccola vacanza, tutto qui. Per quale ragione? Perché siamo una coppia moderna, mamma. No, aveva nostalgia dei suoi genitori e così è andata a passare qualche giorno da loro. Mi auguro che si tratti soltanto di qualche giorno. Sì, certo. Come sta il nonno? Bene. Grazie a Dio sta meglio. Mamma, Freddy resterà per qualche giorno qui a casa nostra, gliel'ho chiesto io. Beh, se ormai hai preso questa decisione, io che cosa posso dire? Benvenuto, Freddy. Grazie. Non ti preoccupare, anch'io mi sento molto a disagio in questa casa. Bevi un po' di tè, ti sentirai subito bene, mamma. Ecco qui, tieni. Mi dici come ti senti? Rispondimi, mamma. Quell'uomo è molto cattivo. No. No, mamma, non è vero, non esiste nessun uomo cattivo. Tu devi cercare di stare tranquilla. Figlia mia, tu devi stare in guardia, capito? Ti prego. Ma da chi, mamma? Devo guardarmi da chi? Da tuo padre. Sì, va bene. Te lo prometto. Cercherò di stare in guardia. Tu non mi credi? Perché? Nessuno mi crede. Nessuno mi vuole credere. Mio Dio, ma perché? Mamma, ma perché devo guardarmi da papà? Perché? Per quale motivo?